Questo programma è offerto da Europa Elettronica, Fiordalisi, GZ International e GZ Arreda. Il negozio di scarpe Don Diego vi aspetta in via Libertà 91 a Medicina, con tante novità uomo e donna. Scarpe, sandali e accessori con tanti colori per l'estate. Sabato 28 ottobre a Faetano, San Marino, si terrà la prima edizione di Suave Adventure, una moto cavalcata dedicata alle moto da enduro. Oltre 200 km da percorrere e paesaggi mozzafiato. Non mancare! Sostituite la vasca con una dotta su misura Fiordalisi. Della grandezza e della forma che desiderate. Realizziamo tutti i componenti della doccia direttamente in azienda e garantiamo l'installazione in giornata. Piatti doccia in corian antiscivolo e solo Fiordalisi. E poi le nostre laste di marmoresina in qualsiasi colore a vostra scelta. Ricordate anche le vasche e le docce da sovrapposizione. Chiamate. Fiordalisi non vi chiede nessun acconto. Pagamenti personalizzati. Garanzia globale estesa e detrazioni fiscali del 50%. Spettatori e benvenuti su Video Magazine. Oggi mi trovo a Padova, dove è appena iniziato lo Show Motor Live, un evento ricco di emozioni con drifting, rally, kart, moto e tantissimo altro. Oggi sentite me parlare di sport e non la solita Federica Torelli e Martina Gabelli, perché si stanno allenando per una tappa molto molto importante, ovvero il campionato di pattinaggio sincronizzato che si terrà a settembre in Cina. Faccio quindi un grandissimo in bocca al lupo sia a loro che a tutto il team Albinca. Da qui incrociamo le dita e più tardi avremo anche una piccola sorpresa. Ma adesso non perdiamo tempo, venite con me e andiamo a fare qualche intervista. Bene amici, ora sono qui con Giovanni Dalla Pozza, un pilota di grande successo che si è classificato primo nella sua categoria al campionato italiano e tuttora è primo in quello francese, sì. Giusto Giovanni? Come sta andando questa esperienza? Fenomenale, i ragazzi di Francia sono gente con tanto cuore, sono piazzato primo, sono più l'ultima gara, 12 punti dal secondo. Speriamo di mantenere la leadership e di festeggiare anche quest'anno con una bella vincita, una bella coppa. Lanceremo le dita anche per te. A ottobre sapremo il verdetto, grazie. E qui a questo evento qual è il tuo ruolo? Che cosa stai combinando? Oggi facciamo taxi drift, parte di questo taxi verrà devoluto in beneficenza e facciamo divertire la gente. Giornata un po' speciale perché ho già baciato un po' la pista in tutte le maniere, però finché c'è, che diciamo che finché c'è nastro c'è speranza, ecco, diciamo così. Un'altra cosa, ho sentito che ora stai partecipando all'organizzazione del Rally della Costa Smeralda. Sì, questo è un anno meraviglioso grazie a dei contatti con l'organizzatore sardo che è la Griat Events. Siamo riusciti a concordare un evento molto bello che si chiama 4 Mori Drift Show. Sarà una compagine di 9 piloti, di cui alcuni veramente di alto livello, gente che ha vinto tanti campionati, tante coppe, e anche gli ultimi non sono da meno. Gente, quindi sarà tutto lungo i paesaggi della Costa Smeralda? Sì, avremo una 2 giorni, una sarà all'altezza del porto di Cadigione, che è una località sulla Costa Smeralda, tra Zachena e Palau. Bellissimo. E poi domenica faremo uno spettacolo proprio nella cittadina di Olbia. Magari tra una, forse l'altra, anche un tuffo nel mare. Forse sì, forse no, perché il programma è fitto, ma di sicuro nel mare chiaro di Sardegna ci tufferemo. Sì. Un'ultima domanda, ma non per importanza. Mi stavi raccontando che ultimamente, oltre che pilota, sei diventato anche istruttore di drifting. Sì. E hai aperto una scuola. Sì, la Come siamo... Come gestire, insomma, avviare una
scuola e soprattutto trasmettere la propria passione ad altri ragazzi, altri uomini che hanno voglia di imparare quello che fai tu. Sì, per me è il momento d'oro del lift. Il lift è stato riconosciuto disciplina sportiva quest'anno. Ufficialmente. Dalla FIA, dalla Federazione Internazionale. A settembre ci sarà anche la prima gara ufficiale FIA, questo penso che attirerà i media e darà più importanza al mondo del drift. La mia idea di scuola nasce dall'esperienza di pilota sulla pista e fra le tante scuole che ho frequentato una è quella di Siegfried Storr, guidare e pilotare, e la scuola che sto creando stiamo collaborando con loro per crearla, per cui il primo step è stato di formare gli istruttori. Certo, prima e adesso abbiamo già la location, stiamo facendo gli ultimi accordi e a settembre saremo pronti per fornire un pacchetto dal principiante assoluto al professionista estremo. Dove si troverà la scuola? Al momento è ancora un attimino top secret, stiamo definendo tutto... i dettagli, ma al più presto metteremo gli avvisi sul sito, su Facebook. Qual è il sito, così lo diciamo ai nostri telespettatori? La pagina Facebook è Top Drift School. Top Drift School. Top Drift School, perché top perché vogliamo che sia il livello più alto possibile di insegnamento. Vorremmo far sì che chiunque esca da questa esperienza dica bene, mi sento pronto, ci hanno dato il top, ci hanno dato il massimo. Ecco, la cosa bella che faremo in Sardegna è che i due giorni che faremo, uno a Canigione e uno a Olbia, i soldi del taxi verranno completamente devoluti a due associazioni che veramente si sono date tanto da fare nell'Olbiese. Una è Casa Pollicino e l'altra è Casa Silvia. E, le ringrazio, perché trovare anche le associazioni che ci credono in noi e dare una mano insieme è bello. È bello, oltretutto una bella azione per riportare dei soldi del territorio nel territorio olbiese a gente meritevole. Finanziare. Certo, bellissimo, complimenti. Perfetto, grazie mille, a presto. Vedo qui Matteo Zuffi alle prese con gli ultimi assestamenti, che cosa stai combinando? Sto finendo di mettere a punto la macchina per tornare in pista nel primo pomeriggio. Siamo qui a Speed, San Martino in Lipari, ultimi controlli, ma diciamo che siamo già pronti, siamo a posto. Ho sentito prima che parteciperai anche al rally di Costa Smeralda. Il rally dei Quattro Mori in Costa Smeralda, il 29 di settembre, 1 ottobre. Come sta andando la preparazione, magari come te lo aspetti? Oddio, la preparazione della macchina sicuramente sarà l'ultimo giorno, come tutte le volte, per forza. Almeno eviti sorprese all'improvviso. Ci saranno sempre sorprese. No, il rally sicuramente sarà una bellissima esperienza, anche perché è una cosa per me nuova. E mi ha portato Giovanni dalla Pozza su questa strada di questo rally. Sarà una cosa per un evento benefico e sicuramente sarà un'esperienza bellissima. Poi la Costa Smeralda è favolosa. Sarà un motivo in più per guardarla. Bene, allora la guarderemo sicuramente anche noi. Speriamo. E faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a te. Buongiorno a tutti gli spettatori di Video Magazine. Quello che vorrei solo fare adesso è ringraziare il mio team. Abbiamo Davide, che è il meccanico che mi segue fin dall'inizio del campionato francese, e poi abbiamo una persona speciale che è Odette, la mamma di Davide, che si è appassionata alla seconda gara e tutte le volte che dico che vado a girare a fare drift loro vengono sempre. E chiediamo ad Odette, ti piace il drift? Sì, moltissimo, è una cosa particolare e speciale. Poi tu sei bravissimo, quindi ci si sente sicuri con te. Grazie mille Odette. E Davide, com'è questa esperienza col drift? È emozionante, fantastica. Tutto lì? Tutto qua. Grazie mille, buona giornata a tutti, arrivederci.
Bene amici, sono ora in compagnia di Nicola Pattarello, ciao Nicola. Ciao. Che è il presidente dell'associazione Speed Motorsports Events, che cura tutto l'aspetto burocratico legato a questa manifestazione, ma anche a molti altri eventi sportivi, sì, giusto? Giusto. In che cosa consiste realmente il tuo lavoro e quello delle persone che collaborano con te? Il nostro lavoro consiste nel organizzare prima l'evento dei vari giorni in cui viene svolto, cioè tutta la parte dei permessi sia amministrativi che di sicurezza, ASL, pompieri, messa in sicurezza dei vari posti che utilizziamo, contatto dei vari piloti, ospiti, concerti, tutto quello che può essere previsto per organizzare un evento di tali dimensioni. Certo, è un lavoro di team, quindi di squadra. È un lavoro di team, siamo partiti 6 anni fa in 2 o 3 persone, adesso siamo in 10, ognuno ha il suo ruolo e quindi riusciamo a gestirsi ognuno nella sua parte. E mi dicevi poco fa che c'è anche un raduno di camion, giusto? Quest'anno è il terzo anno di raduno di camion, siamo arrivati a 80-90 camion, organizzato da MSE, Monica e Stefano, che fanno un lavoro enorme perché è nel nord Italia è considerato uno dei più grandi raduni di camion. Complimenti allora. Grazie. Un'altra cosa che mi raccontavi è che questa è la 6ª edizione. Quali cambiamenti hai visto rispetto alle scorse? Quali miglioramenti ci sono stati? 6 anni fa, quando siamo partiti, eravamo una manifestazione di paese molto piccola, c'era una pista di freestyle e una pista di drift e basta. Eravamo in 3-4 mila persone, in 5 anni, l'anno scorso siamo arrivati a 30.000. E è stata... Un bel risultato! Sì, infatti, l'anno scorso è stata dichiarata la manifestazione a titolo gratuito, perché qui nessuno paga il biglietto d'ingresso, più grande d'Italia. Però vuol dire proprio che è piaciuta magari non solo agli esperti del settore, ma anche alla gente che si interessa a vedere il drifting. Noi crediamo che comunque, essendo gratuita, non viene solo l'appassionato, come magari può essere al motor show, al motorbike expo. Certo. Ma può passare benissimo una famiglia a mangiare un gelato, bere qualcosa, intanto si gode lo spettacolo. Intanto vedere, certamente. E Nicola, secondo te a cosa è dovuto tutto questo successo così esplosivo? Io credo che comunque gran parte del successo di questa manifestazione vada a Gianfranco Bolzon, che è stato l'ideatore e l'organizzatore 6 anni fa, quando è venuto da noi a raccontarci questa strana idea che aveva per un paese come il nostro, che è di 13.000 presenze, quindi molto piccolo. Poi abbiamo un team che, prima di essere dei organizzatori, siamo amici, perché ci conosciamo da una vita, quindi a volte basta uno sguardo e ci capiamo, ognuno ha il suo ruolo, nessuno si pesta i piedi e credo comunque la gente veda anche queste cose. Salutiamo Gianfranco, dopo gli faremo anche qualche domanda. Ciao, e Gianfranco. Se c'è qualcun altro che vogliamo ringraziare? Voglio ringraziare prima di tutto Marco Dalla Fontana, presidente di Area 51, che ci dà un supporto logistico incredibile, che tante cose senza di lui, senza le sue conoscenze, i suoi contatti, per noi sarebbe impossibile fare. Grazie. Grazie a te, complimenti per la manifestazione, in bocca al lupo anche per le prossime edizioni. Grazie a voi. È arrivato con noi Gianfranco Bolzon, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. L'ideatore appunto dello Show Motor Live, come è scritto anche sul logo della maglietta. Allora Gianfranco, visto che sei l'ideatore, la prima cosa che mi verrebbe da chiederti è come è nata l'idea di questo evento? Beh, intanto la passione per le auto, quindi io sin da piccolo avevo sempre la passione delle auto, moto, ciò che era in movimento. E proprio questa cosa, il movimento, mi ha portato a creare uno show per vedere tutto quello che è il mondo dei motori sempre in movimento. Perché io fin da piccolo giravo, andavo a vedere i raduni, però vedevo le macchine ferme, stabili. Facevi il giro, guardavi un'ora, 2 ore la... Era più un'esposizione, sì, che una partecipazione. Una volta finite le 2 ore uno andava via, quindi decadeva tutto. Sì, invece mi sono accorto che nel momento in cui si va ad accendere un motore, lì si ferma tutto, si ferma la persona da 80 anni e il bambino da 5 anni. Quindi questa è un'idea. Il nome, mi permetto di dirlo, Show Motor Live, deriva dalle 3 iniziali del mio paese, San Martino di Luperi, quindi Show Motor Live vuol dire SML, San Martino di Luperi. Anche questa è una piccola caratteristica che giustamente l'ho voluto fare per il mio paese. Io ci vivo da 57 anni su questo paese, quindi ho voglia, cioè, omaggio, diciamo, di fare al mio paese.
Un'altra cosa che ho pensato di chiederti, parlavo prima con Nicola, che mi ha raccontato appunto che tutto è nato da te, che poi hai coinvolto lui e tutto il resto del gruppo di lavoro. Da dove è nato il vostro rapporto e come poi si è evoluto nel tempo? Beh, chiaramente questo, io ho iniziato 7 anni fa, questa è la 6ª edizione. Loro, il gruppo di ragazzi che adesso sono diventati maturi, mi hanno sempre dato una mano, in maniera nascosta, in maniera non ufficiale. Quest'anno abbiamo voluto premiare, dare un premio a questi ragazzi, e abbiamo creato un'associazione che si chiama Speedy Motorsport Event, con la quale queste persone giovani, qui il presidente è il carissimo Nicola Patarello, assieme ad altri amici, che alla fine siamo tutti amici, però sono le leve nuove che emergono, che io ripeto, mi piacerebbe anche andare fra virgolette in pensione fra un po', però se vado io non so, il testimone. Ecco, quindi lanciamo il testimone ai più giovani, tutto là, insomma, comunque io ci sono sempre, non li lascio soli. Come si svolge solitamente un evento come il vostro? Beh, allora cerchiamo di far arrivare o far correre, come si suol dire, tutte le attività, tutte quelle che sono i motori, quindi auto, moto, kart, tutto quello che si può muovere, cerchiamo di portarlo dentro a questo show Motor Live. In questo caso ogni anno creiamo una serie di situazioni, di piste dedicate alle varie tipologie di motori, quindi avremo come quest'anno, che quest'anno abbiamo superato ancora l'edizione dell'anno scorso, scusatemi, quest'anno avremo una pista da cross, una pista da fuoristrada, abbiamo una pista da drifting, una pista di kart, abbiamo tutta una serie di piste dedicate esclusivamente alle caratteristiche dei motori. Per quanto riguarda invece spettacoli, lo stadio di San Martino si presta molto a quello che è la parte musicale. E abbiamo le migliori band musicali, anche quest'anno saremo allietati da 3 band importanti che raggruppano ogni sera dalle 3-4 mila persone. Si svolge lungo 2-3 serate? Iniziamo il venerdì sera in maniera soft per poi aumentare il sabato sera e terminare con la domenica sera con fuochi e fiamme, cioè proprio quando vanno a casa di qua i ragazzi che corrono, tutti i piloti sono finiti, hanno finito le auto, le moto, tutto, sono finiti anche loro. Comunque è un bel, a chi volesse partecipare, è un bel evento. Appunto, per chi volesse partecipare o seguirvi, c'è una pagina Facebook. Certamente, la tecnologia nuova ha permesso che la Speedy Motorsport Event abbia creato pagina, creeranno un sito, cioè c'è tutto quello che è il mondo, programmi, tutto quando stiamo. Quindi si chiama appunto Speed Motorsport Event. E qua dentro faremo tutto quello che sono le esibizioni, cercheremo di fare anche spettacoli musicali, insomma qualcosa ci inventeremo ancora, però ringrazio sempre i ragazzi che si danno da fare. Quello che ci tenevo a dire, e chiudo la mia parentesi, è che tutto questo è gratuito, cioè il pubblico che arriva qua dentro non paga il biglietto d'ingresso. Che è molto importante. Che è molto importante. Quest'anno, tanto per dire, abbiamo come clou, abbiamo il campione mondiale di motoslitta, Daniel Bodin, numero 1 al mondo. Ci sono 2 al mondo, uno in Europa e uno in America. Questa sera ce l'abbiamo qua. Abbiamo il numero 1 del quad, che è Rosman, Alex Rosman, lo abbiamo qua. È il numero 1 in Europa per l'esibizione con il quad. Tenete presente che questi fanno il classico backflip, che non è semplice da dire, da fare, perché è un giro della morte. E poi i piloti nella categoria drifting, campione Giovanni Della Pozza, che è campione francese della categoria, abbiamo tante, Alberto Coleman delle Festival, che sono stati più di campioni. Quindi italiani. Quindi dare anche l'opportunità alle persone di vederli gratuitamente. Certo, cioè non è facile portarli qua, però siamo riusciti a avere questi campioni perché loro ci tengono a partecipare a una manifestazione del genere e lo fanno a costo zero, non vogliono soldi. Quindi, questo sicuramente da stimare. Da stimare, perché valorizzare loro, perché chiaramente spendono soldi, macchine, moto. Scusatemi. Basta. Perfetto, io ti faccio i complimenti per questo evento e ci vedremo sicuramente a una prossima edizione. Bene, speriamo sì, l'anno prossimo. Ciao Dennis. Ciao. Quali sono le novità del freestyle quest'anno? Allora, quest'anno di novità abbiamo la motoslitta. Abbiamo qui la rampa. Praticamente la motoslitta, abbiamo qua Daniel Bodin, lui attualmente è il campione del mondo. Dalla Svezia, detto.
è il numero uno del mondo, ci prova, ci proviamo, qualche problema, perché la moto slitta, come sappiamo, è fatta però sulla neve, e qua neve. Oggi abbiamo 40 gradi, infatti abbiamo preparato già la gomma dell'acqua, perché praticamente lui salta, poi quando si ferma dobbiamo raffreddarlo, però va bene, ci proviamo. Poi abbiamo due quad, abbiamo Filippo Rossetto, che ha 16 anni, è novità, giovanissimo, sì, mio figlio. Abbiamo Rozma, che è un pilota storico del Power Team, un amico mio, che farà il quad backflip. Abbiamo Mattei Cesak con la moto, è un professionista, ha 18 anni, anche è il ragazzo più giovane del mondo, io non conosco nessuno che faccia di lavoro il pilota di freestyle. Abbiamo Thomas Winsberger, altro austriaco professionista. Abbiamo due gemelli austriaci, fanno freestyle. Abbiamo Michele Rigo, uno storico del Power Team, un ragazzo di Vicenza. Poi abbiamo la moto da trial, che qua abbiamo l'unico italiano che fa freestyle con la moto da trial, è Mangius, e in teoria siamo a posto. Che qua. Beh, direi che c'è un po' di confusione. Sì, c'è Bolzon che ha spinto per questa cosa e ha fatto un po' di confusione, dai. Adesso proviamo a mettere tutti d'accordo, dovremmo sì, riuscire a fare tutto. Sicuramente, uno alla volta. Niente, dai, tutto qua. Grazie a di voi. Questa novità, alla prossima. Ci vediamo dopo. Ciao. E in previsione dei mondiali del 2 settembre in Cina... Tanti auguri, Team Albinca, forza! Saluti dall'uomo in ammollo. E come sport ringrazio il Team Albinca che parteciperà al mondiale di pattinaggio a rotelle, quindi faccio i nostri migliori complimenti, che vadano bene anche loro. Un bocca al lupo. Sani e squizzati, ragazzi, è meglio un bello, intelligente e ricco o uno ciccione, cozzo e senza una lira, ma pure stronzo? Beh, stronzo sì. Ma vuoi mettere l'entusiasmo che ti dà? Il sale, il pepe. Meglio acquistare una Griff, un brand che costa tantissimo, però un tessuto che dura tutta la vita, oppure una sottomarca sotto i 5 euro, però somiglia moltissimo al brand di qui sopra? Allora, se devo comprarlo io, una sottomarca, perché le marche me le regalano. E poi siamo anche nelle Marche, no? Siamo nelle Marche! Peo, sani e squizzati! Il negozio di scarpe Don Diego vi aspetta in via Libertà 91 Medicina, con tante novità uomo e donna. Scarpe, sandali e accessori con tanti colori per l'estate. Sabato 28 ottobre vi aspettiamo al Suave Adventure a Faitano San Marino. Oltre 200 km da percorrere su tracciati off-road tra le montagne marchigiane. Dopo la moto cavalcata, a tenere compagnia ci saranno street bar, musica e tanta festa. Le troupe televisive intervisteranno i partecipanti della moto cavalcata e verrà rilasciato un attestato speciale alle donne che hanno partecipato.